Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi voglio fare un bello svuoto alla spesa, non programmato di risparmio casa, perché sono stata da risparmio casa, avevo bisogno veramente di tante cose per la casa. Ho preso anche dei prodotti per la cura del corpo e due prodotti styling da provare insieme per capelli ricci e quindi ho detto, sai che c'è? Facciamo un bello svuoto alla spesa perché ho speso 100 euro, quindi meritava di essere almeno visto da voi. Ecco, spero che questa tipologia di video, che è un po' diversa dai video che vedete sui capelli, vi possa anche piacere, perché mi piacerebbe portare tipologie di video un po' differenti, come appunto i vlog, gli svuota la spesa, che io amo tantissimo vedere negli altri canali. Quindi ho detto, perché no, proviamolo a portare anche sul mio canale. Sto testando un po' il terreno, quindi io ve lo dirò in questi video. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace anche questa tipologia di video oppure no, così che possiamo iniziare con questo svuoto alla spesa. Ma mi raccomando, ricordatevi sempre di sostenermi se vi fa piacere. È semplicissimo, vi basterà iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella. E mi raccomando, lasciate un like a questo video. Grazie di cuore a chiunque lo farà. Come prima cosa direi di iniziare dai detersivi. Ho trovato in super offerta il Biopresto. Io è il detersivo che amo di più da utilizzare per la lavatrice, se non sbaglio era intorno ai 4 euro scontato, e ho preso sia quello per i capi colorati e sia questo qua, un detersivo che è sempre generale. Tra parentesi, è quello da 50 lavaggi. Ragazzi, se volete provare un detersivo, io vi consiglio di provare con il Biopresto perché ha un profumo buonissimo, ma poi lava veramente molto bene. Mamma mia, troppo, mamma, troppo buono. Poi lava veramente molto molto bene i capi. Da risparmio casa, ragazzi, ho preso anche il Mon Amour come ammorbidente. Lo adoro, ha un prezzo fisso bloccato, però lascia i capi di un profumo, ragazzi, incredibile, ma soprattutto dura tantissimo. Mamma mia, troppo buono. Talmente che mi piace questo ammorbidente che ho preso anche il profumatore da mettere dentro i cassetti. Adesso non in questa spesa perché l'avevo presa la volta successiva, però l'ho preso da mettere dentro gli armadi. Ma ragazzi, profuma lì da tipo da 40 giorni e continua a profumare. Ottimo, veramente ottimo. Ho preso l'ammoniaca che generalmente io utilizzo per lucidare, diciamo, pulire a fondo il marmo, tipo delle finestre, ma lo utilizzo principalmente da mettere all'interno del water perché ho notato che pulisce meglio che i detersivi proprio dedicati alla pulizia del WC. Non so voi se avete, anche voi è successa questa cosa, ma a me è successa. Ho preso anche due ricariche di sapone della Dove, che in realtà devo dare a Leonardo perché quest'anno inizierà il suo primo anno d'asilo, e nella lista lunghissima che ci hanno dato le maestre c'erano anche due ricariche di sapone, e io amo tantissimo proprio questi della Dove oppure della Feccia Azzurra. Provateli perché sono veramente ottimi. Poi ragazzi, ho preso un bel po' di rotoli di tovaglioli. Allora, adesso vi spiego un attimino. Questi qui li utilizzo a tavola, nel senso che li utilizzo quando mangiamo, quando metto la tavola, che sono belli pratici, insomma ce ne sono tanti e via. E ho preso questi maxi rotoli che in realtà tengo nei due bagni che ho, che mi servono quando devo pulire e lucidare i sanitari, perché quando lavo i sanitari, soprattutto la rubinetteria e i vetri, tendono poi a lasciare gli aloni se non li asciughi, soprattutto quando la rubinetteria è nuova di pacca. Io vi consiglio di fare questa cosa e quindi utilizzo la carta anche per asciugare i sanitari, tutto dopo che li ho lavati. E ho preso questo maxi pacco che costava 1,99 euro, ma ragazzi è veramente grande, quindi è stato super super conveniente perché i rotoli, i tovaglioli costano parecchio. Poi ho preso questi qui, adesso apriamo per vedere il disegno, che in realtà ho preso per decorazione perché in cucina ho proprio il portarotolo che amo particolarmente, e quindi dentro volevo metterci comunque dei tovaglioli carini, quindi direi super approvati. Ce ne sono tre, l'ho pagati 2,39 euro se non sbaglio. E devo dire che come prezzo sono andata bene. E poi ho preso la carta igienica, anche questa rigorosamente decorata perché ho dei portarotoli molto carini e con la carta vista, quindi ci tengo che possibilmente che le cose siano abbastanza
abbinate, abbastanza abbinate tra di loro. Ho preso poi questo bellissimo tappeto da bagno che, ragazzi, non poteva rimanere lì. Tra parentesi, il prezzo non era neanche altissimo perché, se non sbaglio, era 4,99 euro. Cioè, guardate quanto è bello, è anche molto grande. Io principalmente lo utilizzo quando usciamo dalla vasca. In realtà noi abbiamo due bagni, in uno c'è la vasca e dall'altro c'è la doccia. Però soprattutto nella vasca, che è quella che utilizziamo di più, perché lì lavo anche Leonardo praticamente anche due volte al giorno, che ha bambini mi capisce, e avevo bisogno di un tappeto grande, soprattutto quando scendi per non scivolare e per asciugare anche i piedi, insomma. Quindi ho preso questo qua che, ragazzi, è troppo troppo bello, speriamo. Sempre per rimanere in tema doccia, dovevo cambiare il tappetino della mia vasca, altrimenti Leonardo ci vola dentro. E ho preso questo qua, molto molto carino, molto easy, però bello lungo, perché la mia vasca è veramente molto lunga, molto grande. Quindi direi che questo cade a pennello. Guardate che bello che è, bellissimo. E anche questo, il prezzo è stato un buon prezzo. Insomma, devo dire che da risparmio a casa le cose sono veramente carine e costano bene. Allora, poi ho preso questo porta tovaglioli per mettere i tovaglioli quadrati, perché fino adesso ho sempre utilizzato i tovaglioli rotondi, cioè quello che vi ho fatto vedere prima, solo che adesso abbiamo deciso di cominciare a utilizzare i tovaglioli rettangolari, però mi mancava una base dove metterli, perché sennò, ragazzi, dove li metto i tovaglioli si perdono. E quindi abbiamo preso questo qua. Tra l'altro è bello perché c'è tutto un completo, se volete metterci le posate, i bicchieri, tutto abbinato. Io adoro i set, le cose abbinate, quindi avrei comprato tutto, anche se in realtà non mi serviva. Quindi ho evitato, per la gioia di mio marito ho evitato, e ho preso solo questo qua. Mi farò sapere, insomma, costava pochi euro, però dai, mi sembra un buon compromesso. Ho preso queste pagliette per lucidare le pentole, comunque togliere le incrostazioni. Ho preso poi i guanti, questi qui, che io utilizzo principalmente per lavare i piatti, perché il sapone, tante volte anche il miglior sapone liquido che posso utilizzare per lavare i piatti, ragazzi, sempre mi irritano le mani, quindi utilizzo i guanti. Ho cercato di prendere anche qualità di guanti più scadenti, però ragazzi, i Bileda non li batte nessuno, soprattutto questi qua, fantastici, perché durano tanto, non si rompono subito e funzionano veramente bene. Due ricariche per ambiente della felce azzurra, buonissimo, perché sta proprio di talco, di pulito. Per me rimangono i migliori, e tra parentesi le ricariche costano molto bene da risparmio casa. Sempre per la casa ho preso queste spugnette della Bileda, che io cambio spesso perché ho visto dei video dove si accumulano dentro veramente tantissimi batteri, quindi preferisco cambiarle spesso. E poi sempre della Bileda ho preso anche queste spugnette, che sono un po' più delicate della paglietta, sempre della Bileda. Ciao amore! Mamma sta facendo vedere tutta la spesa. Saluta un po' con le manine. Ciao. Ciao. Quasi la pianita. Poi ho preso questi panni per togliere la polvere. Generalmente io amo togliere la polvere direttamente con, come si faceva all'uso antico, quindi con uno straccio inumidito, con il prodotto e via. Però è molto utile avere anche questo qui, perché vi permette di togliere la polvere bene, insomma, o quando siete veloci. Insomma, il panno elettrostatico è sempre il migliore, però questa volta l'ho voluto provare della risparmio casa, perché quelli della Swiffer, ragazzi, costano un patrimonio, cioè 8 euro confronto a 3 euro. Io proviamo, speriamo che mi trovo bene, perché con la Swiffer ovviamente mi sono trovata sempre in maniera benissimo, mi sono trovata benissimo. Ragazzi, costano un capitale, cioè, vabbè, io con 8 euro faccio la spesa per 2 giorni, non so voi. Poi ho preso questo qui, Smack, bagno igienizzante, ragazzi, ve lo straconsiglio perché è veramente super efficace e funziona benissimo. Ho preso poi una scopa, che devo cambiare la mia scopa che avevo della Bileda, che era una scopa dedicata ai parquet, però si è rovinata subito, quindi questa volta ho deciso che
che non risparmiavo, che risparmiavo e ne prendevo una che costava di meno perché tanto si rovinano lo stesso. Pura lavastoviglie della Finish, che trovo tra i migliori in commercio. Ne ho provati anche low cost di altre marche, però ragazzi, questo qua veramente pulisce benissimo la lavastoviglie, perché altri mi lasciavano proprio i residui di sporcizia ancora dentro, quindi bocciatissimo. Ho preso poi il Brief, questo qui, per il WC. Ragazzi, profuma tantissimo e noto che forse è uno dei più efficaci che ho trovato. Ho provato, perché ne ho provati veramente di ogni, ma questo secondo me è top e c'è anche un buon rapporto qualità prezzo. Ho preso queste qui anche, che sono spugne abrasive. Queste non sono della Vileda, ragazzi, però le utilizzerò magari per pulire i balconi, per fare quelle pulizie dove richiedono la spugna, però insomma non mi andava di spendere come le Vileda, anche se in realtà la differenza non era tantissima, però queste qua le ho pagate 99 centesimi e devo sempre averle in casa per sicurezza, perché se non le ho mi sento un po' persa. Allora, ho finito le cose per la casa, adesso vi faccio vedere cosa ho comprato per i capelli, magari cura del corpo. Devo far vedere questo set che ho preso per la cucina, adesso vi faccio vedere anche il video di come vorrei metterlo. Praticamente ho preso questo guanto qui, che in realtà, ragazzi, ho notato essere davvero leggerissimo come guanto, quindi in realtà non servirà a nulla per il forno, sarà più per decorazione, perché io in cucina ho tutto rosso e bianco, quindi mi sta piacendo tantissimo ripetere questo tema, ma avevo bisogno di un rosso proprio fatto così, cioè un rosso bordeaux. Invece tutti i rossi che ho trovato erano tutti rossi diciamo molto accesi. E poi ho preso per completo, visto che c'era, anche lo strofinaccio abbinato. E allora, questi qua l'ho pagato intorno a quasi 5 euro e ce n'erano dentro due dello stesso colore. E poi c'era questo qui. Ovviamente non ho trovato la presina, ma la cosa bella è che c'è anche la tovaglia di questo fatto proprio così. Quindi ragazzi, penso che andrò a prendere poi la tovaglia, perché era bellissima e io amo avere tutti i set. Comunque, adesso vi faccio vedere invece quello che ho preso per la cura del corpo e del viso. Allora, sicuramente non poteva mancare la mia colorazione, che ormai, ahimè, devo fare una volta al mese. Come potete vedere, stanno già uscendo tutti i bianchi. Questa volta però ho preso il castano naturale. Generalmente io prendo il castano dorato, il castano moca, però è una colorazione che faccio in estate. In inverno mi piace scurirli leggermente di più e quindi sono andata con il castano naturale, che è buonissima. Ho girato anche un video su questa colorazione, quindi ragazzi, la trovate poi sul mio canale YouTube. Ho preso anche questi due asciugamani, che sono asciugamano ospite, che sono in realtà anche molto belli grandi. Poi ne andrò a prenderne altri, perché mi sono piaciuti veramente, soprattutto questo colore bellissimo. In realtà l'ho presi per Leonardo, perché all'asilo mi hanno chiesto due asciugamani e non volevo dare quelli che avevo in casa, quindi ho preferito comprare. Ho preso poi questa doccia crema aromatica della Tesori d'Oriente. Ragazzi, io adoro i prodotti della Tesori d'Oriente, è vero che costano, ma sono favolosi, perché il loro profumo persiste per giorni interi. Ma questo, ragazzi, lo dovete provare, è troppo buono, perché è veramente molto dolce ed è fragranza vaniglia e zenzero del Madagascar. Ragazzi, penso che sia uscito da poco, perché non l'avevo mai visto, però ha un profumo, mamma mia ragazzi, non so dirvi il profumo che ha questo, buonissimo. Devo vedere se esiste anche il profumo. Veramente a me piace utilizzare anche proprio i profumi della Tesori d'Oriente, per non sprecare magari il mio profumo di Christian Dior, che costa un accidenti, e quindi lo utilizzo, ma devo dire che dura di più della Christian Dior. Comunque, tolto questo, ho preso il dentifricio, giusto per averne uno in casa, perché quando finisce poi dove essere, cioè, insomma, vabbè. Deodorante che generalmente utilizza mio marito, Alborotalco, buonissimo. Concludo con due prodottini per capelli, due prodotti styling, che sono la mousse Ricci di Palette. Ho comprato anche i due nuovi prodotti, che sono il gel e lo spray idratante. Sono tutti prodotti approvati dal metodo, anche questa mousse qui della Palette, quindi poi la andiamo a provare insieme.
ho tantissimi prodotti da provare insieme, io continuo a comprare, poi non ho il tempo e non li provo, però mi impegnerò, entro la fine dell'anno li proveremo tutti. E poi volevo troppo provare da tantissimo questo gel craft styler della Nivea Men, che secondo me è un buon prodotto, però ovviamente devo provarlo. Profuma molto maschile, e però se, ecco, se non andrà bene, se non, insomma, se non funzionerà bene, lo utilizzerò per l'acconciatura e per non sprecare i miei prodotti. E la cosa che mi è piaciuta di più era la finitura lucente. Quanto amo i capelli lucidi, non so voi, ma io li adoro. Quindi niente, lo proviamo insieme. Fatemi sapere se avete già provato questi due prodotti. Entrambi i prodotti sono approvati dal metodo per chi lo segue. Io tendo sempre a precisarlo, ragazzi, è un periodo che non lo sto seguendo più, però mi fa piacere comunque provare e testare i prodotti con voi. E che questo video termina qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo svuota la spesa, risparmio casa, perché se vi è piaciuto ne farò altri. E niente, io vi aspetto sotto nei commenti, vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Alla prossima, ciao!